a simmestar. Voglio aspettar che a me passa, se a passa, cosa ti vuol che passa? Assieme qua, mi stago a guardar che a passa, par che a me passa. Non goda dirti più niente, dice un brigante presente, te fa paura a me no, ma ti te fa paura. Piccola Patria è in fondo una storia d'amore, di amore contrastato. È anche la storia di un ricatto, è una storia quindi piuttosto complessa. È la storia di due giovani ragazze che vivono, sono pregnate di nord-est in un territorio che le pervade in tutto quello che fanno, in tutto quello che pensano, in tutto quello che vivono. Che a un certo punto sentono molto forte il desiderio di andarsene, sentono che c'è qualcosa di profondamente sbagliato nel territorio in cui vivono, nell'ambiente in cui vivono, però non lo comprendono a livello culturale, no? È una cosa molto, molto di stomaco, no? L'ambientazione è il nord-est italiano, che però diventa, diciamo, cartina di tornasole di una provincia possibilmente universale. Il territorio del film è un triveneto ideale. La lingua che determina il territorio è il dialetto veneto, che però appunto è il dialetto del triveneto in qualche modo. Volontariamente ho fatto sì che la toponomastica non fosse così riconoscibile, che la lingua non fosse direttamente riconducibile ad una singola provincia, e poi i miei personaggi e quello che incontrano è quasi di classe, cioè in effetti i protagonisti del film fanno parte del popolo. Il mio personaggio è un personaggio controverso, perché appunto a differenza di Luisa, dell'altra protagonista, vivo la mia sottomissione emotiva, la mia chiusura emotiva all'interno di un paesaggio, all'interno di una comunità che appunto si riconosce quasi in una piccola patria. Agisce in maniera problematica, in maniera morbosa, non riesce ad agire in maniera positiva, di segno positivo questa cosa. È un uomo perso, smarrito, che non ha più speranze, che non ha mai saputo riconoscere dentro di sé le risposte che servono per vivere serenamente la propria esistenza, la propria condizione. È un uomo che ha sempre dato ascolto a ciò che gli altri gli raccontavano che doveva essere, che era giusto che fosse. Ha sviluppato dentro di sé molte domande e pochissime risposte. Il mio personaggio è uno spacciatore albanese che si arrangia, diciamo, ed è amico dell'altro protagonista albanese. È un ragazzo vivo, diciamo, un ragazzo che vuole divertirsi, che nonostante la situazione, la condizione di squallore in cui si trova quotidianamente, riesce ad avere il sorriso e una spinta che lo porta avanti. Dio, tu che mi ascolti, aiutami coi tuoi santi, brusi me sti capi corti, sari me sta bocca, e taggi me sta lingua, non voglio essere bea. È stata una sorta di grande esperimento, perché ho messo vicino l'approccio documentaristico trasposto nella finzione e il necessario lavoro con il cast, quindi con ogni singolo attore che è partito dalla scelta fino alla direzione degli attori. Io sono nata in un paesino del Veneto, ho parlato dialetto fino a 15 anni, non parlavo praticamente italiano, l'italiano l'ho imparato come una lingua, e quando ho iniziato ad andare all'università a studiare teatro ho iniziato a rimuovere tutta una parte del mio passato, sia culturale che linguistica che manieristica anche, no? di modi di fare. Non si muove, non può far niente. Ti piace Sky? Tutte queste cose qui erano per Alessandro materiale interessante per questo personaggio. Lui voleva proprio recuperare tutto il mio rimosso per farmelo rivivere, ovviamente in maniera più consapevole, per metterlo al servizio della finzione. Piccola Patria è un film politico, sì. Non è un film partitico, è un film politico.
ma questo è stato detto anche di altri miei film in passato. Diciamo che all'inizio della scrittura l'idea di lavorare sulla comprabilità dei corpi e del futuro dei giovani ha guidato me e Caterina Serra, che abbiamo scritto appunto il soggetto, e questo è un tema politico. Dio, tu che mi guardi, toglimi questi occhi grandi. Dio, tu che mi ascolti, aiutami coi tuoi santi. Brusimi sti capi corti, sarimi sta bocca, e taggimi sta lingua, non voglio essere bene.